il gas di Putin e l'Ucraina e le pretese dell'Occidente. Il gas lo chiamano lo zar Vladimir Putin, dimenticandosi l'Occidente, che l'Occidente è pieno di pretese, l'Occidente. Ma per valutare ciò che sta avvenendo oggi in Ucraina, dovremmo tornare indietro di qualche mese, quando l'Ucraina voleva entrare nell'area europea, però l'Ucraina è piena di debiti, tant'è vero che l'Occidente è pieno di badanti dell'Ucraina. Non è l'Ucraina essere piena di badanti dell'Occidente, ma è l'Occidente ad essere pieno di badanti dell'Ucraina, e l'Ucraina è pure piena di femmen che vengono qua in Occidente a seno scoperto. È piena di debiti l'Ucraina, e l'Occidente diceva sì Ucraina, vieni da noi. Però l'Occidente non tirava mica fuori i soldini per ripianare lo sterminato debito pubblico dell'Ucraina. A quel punto lo zar Vladimir Putin disse: Ucraina, guarda che io ti do un sacco di soldini, tanti soldini, tu resta nell'area commerciale della Russia, no? Ti do un sacco di soldini, poi c'è tutto il gas. L'Ucraina che è divisa, lo sappiamo, è divisa a metà l'Ucraina, eh? E l'Ucraina ha detto no, così, come se non te fosse, ha detto no ai soldi e indirettamente anche al gas di zar Vladimir Putin, ha detto no, senza avere certezze che l'Europa aprisse i cordoni della borsa. L'Ucraina ha detto no, e allora lo zar Putin si è presa la Crimea, che da tempo che non solo è abitata da popolazione prevalentemente russofona e russofila, ma da tempo immemorabile fa parte della Russia. Si è presa la Crimea, si fa per dire, c'è stato un plebiscito. E adesso l'Ucraina è rimasta, scusate il termine, in mutande, perché l'Europa non gli ha aperti i cordoni della borsa, l'Europa, perché anche l'Europa è messa male. Se l'Europa vuole aprire i cordoni della borsa, lo deve aprire per la Grecia, per l'Italia, la Spagna, il Portogallo, eccetera. Adesso però lo zar Putin si è un po' arrabbiato per tutto il casino che in Ucraina hanno causato, per tutti i dispiaceri che gli ucraini hanno causato allo zar Putin, che aveva fatto vedere una bella borsa piena di zecchini d'oro ed era pronto ad aprirla la sua borsa. Si è tanto arrabbiato. Adesso Vladimir Putin dice che glielo fa pagare tutto il gas all'Ucraina, glielo fa pagare tutto il gas. L'Occidente dice che Vladimir Putin usa il gas con finalità politiche. Beh, il gas va pagato, no? E va pagato, che ci pensi l'Occidente a dare all'Ucraina i soldi per pagare il gas dello zar Vladimir Putin? No, visto che è tanto buona l'Occidente, ci pensi l'Occidente a pagare la bolletta ucraina, la bolletta del gas che viene dalla Russia. Ma io non capisco mica queste situazioni, cari amici, mica le capisco. L'Europa, l'Occidente, ma anche Barack Obama, vogliamo che l'Ucraina entri
entri nell'area occidentale, bisogna mettere prima a posto il bilancio dell'Ucraina, che è un bilancio del tutto dissestato, quindi l'Occidente e anche Barack Obama deve aprire i cordoni della borsa, ripianare il debito dell'Ucraina. No. Però se questo lo fa Vladimir Putin, allora diventa un atto di arroganza, di espansionismo e via di seguito. Davvero, cari amici, le bollette si devono pagare, si devono. Adesso vedremo come si sviluppa questa faccenda del gas, del metano, dello zar Vladimir Putin, e vedremo che cosa avrà da dire ancora l'Occidente. L'Occidente deve pagare la bolletta dell'Ucraina, va bene, se vuole essere coerente, l'Occidente deve pagare la bolletta per il gas che l'Ucraina consuma, il gas russo consumato dall'Ucraina, va bene, non ci sono altri discorsi da fare, va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato, a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.